bella G. Bella, grazie. Posta. Bella, raga. La leggendaria collezione di Jordan di Gaspare Gentile, a.k.a. King Gasp, a.k.a. Gaspardo, a.k.a. Gaspacio. Every time I'm in my city, I be hacking like my shit don't stink. Used to clean my rolling chain with alcohol in the sink. Riding around with niggas that I grew up with, smack near. Bumping me against the world, hello world, Kendrick here. And I'm too much for these niggas, I'm too much for these hoes. I'm too much for these niggas, I'm too much for these hoes. I'm too much for these niggas, I'm too much for these hoes. Wayne told me that, and that's just how it goes. Michael Jordan. Quante paia possiedi? Jordan, quasi sui 200 paia. Com'è iniziata questa collezione? Io sono sempre cresciuto col mito di Michael Jordan da quando ero piccolo. E poi io mi ricordo già quando ero piccolo, che avevo tipo 13-14 anni, già stavo fissa per i sneakers. Tipo il mio primo paio di scarpe proprio risale al 93, era la Jordan 7, quella delle Olimpiadi, però la colorazione bianca e rossa. Questa è stata la mia prima Jordan comprata alla C-Sport. Hai iniziato da subito a collezionare Jordan o hai iniziato da bambino? Poi quando sono uscito dall'elettro ho cominciato a ricomprarmele tutte uscendo dall'elettro. Io tutte le elettro che sono uscite le ho comprate con i package, tutti quanti, diciamo, ci sono state le edizioni. Poi su eBay ho comprato anche le OG e questa, infatti, è la 1 OG 84. E questa è una scarpa importante. Questa è la OG 84. La 1. Questa, infatti, vedi, c'è. Dovresti mettere una like dentro. Questa è stata proprio veramente un casino prenderla, perché c'è stato un amico mio che fa skate con me, che è di Pescara, che si chiama Alessandro Ciattoni. Un giorno mi chiama e mi dice: guarda, ma tu che collezioni scarpe? Mi fa sì. E io, guarda, ho delle... ho la 1 originale dell'84, mi sono subito fermato, te prego quanto ci vuoi. E lui mi ha sparato dai piedi della mignotta, come si dice a Roma, 700 euro. E io purtroppo, io purtroppo 700 euro io ho dati. I primi due numeri del codice sono l'anno di produzione, quindi 86. Attestano l'originalità. Vabbè, è chiaro che le retro potevano uscire anche col marchio Nike, certo, rimanendo il Jordan all'interno di Nike. Sì. Ma voglio fare un esempio. A me personalmente non piace molto che escano delle retro con il marchio Jordan, sì, perché non è una vera retro, diciamo. Però da collezionisti già qui dico che è pure un bene che comunque la retro è tornata. Fresh out the box, the only time I see dead stock. But I knew the latest pen will help me make your lady dead rock. Do what you gotta do, do what I want now. Freshest nigga ever step foot on the campground. Now watch him jock me, Z-Rox niggas wanna copy. Making moves on the way to the tool. Now tell him watch me, whatever for the checks, I'ma do it. I rock with Nike, even though I probably been your influence. You nothing like me. This how I pimp move. Fresh from my head down to my gym shoes. Keep the kick gang, just might be exclusive. Questi 12 playoff. Vedi anche questa colorazione. E c'è anche quest'altra colorazione. Sono una delle tre colorazioni che lui ha messo quando è tornato a giocare a basket col 45. Questa è una delle ultime uscite. Una delle ultime uscite. Non era mai stata prodotta prima. Cool Grey, White Team, Orange. Sì. La colorazione che non era mai stata prodotta prima. Sì. Però la mia preferita, ti posso dire, sì, che è la 11 playoff. Ah, ecco, questa è una cosa importante. Questa è la 11 playoff, vedi. E lui ha indossato con la finale contro Seattle. Lui ha usato questa scarpa per il suo primo titolo quando è tornato a giocare a basket, ossia il quarto o il quinto titolo quando è ritornato, che indossava il 45, che la indossava con che è stato uno dei primi a indossare la scarpa nera in finale col calzino nero, diciamo, è stato. Quindi io amo questa scarpa, diciamo, questa è la mia. Beh, io credo che questa sia una delle Jordan, se non la Jordan, la Jordan più amata in assoluto. Sì, poi c'era negli Stati Uniti sicuramente. C'è una particolarità. Una volta alle 11 playoff, io preferisco anche le 11 Concord, questo qui, vedi. Sempre indossato
indossando a lui nella finale, no? Contro Siakam. C'è una particolarità, mio caro Giampiero, che lui, Jordan, andò dai suoi designer di Nike, di Air Jordan, e disse che io voglio una scarpa da indossare sotto lo smoking. Vedi questa, questi colori, nera, che lui la indossò sotto lo smoking. Questa confezione speciale. Abbiamo un'altra versione, quella 11. Ok. Io ogni tanto trovo qui in giro delle chicche. Anche questa è una bella particolarità di scarpa. Questa è una Jordan 1 North Carolina. Descrivi. Che c'è lui che vicino al logo, allo swoosh di Nike, c'è lui che fa l'ultimo tiro quando stava al college North Carolina e fa vincere a North Carolina il titolo nel 1983-84, mi sembra, contro Duke a Jordan. Lui ha fatto l'ultimo tiro contro Duke, ha fatto vincere il titolo NCAA a Michael Jordan, e questa era uno che ha commemorato quell'evento. Per forza di cose i colori, diciamo, ufficiali di Jordan sono sempre stati il bianco, il rosso e il nero, sì, per via dei Bulls dell'università. Però a volte escono delle scarpe che hanno questa colorazione e le persone dicono: ah, ma non è la... No, questa è la colorazione della sua squadra universitaria, quindi comunque è una colorazione che lo riguarda ufficialmente. Mi faceva notare Gaspari che su questa scarpa c'era l'autografo di Spike Lee. Sì. Come l'ho beccato. Partiamo dalla scarpa. Cosa io questa l'ho comprata da un mio amico. Okay. Un amico collezionista di Roma, che gli ho sfidato tutte le scarpe. Grande Ciccio, un saluto. Vabbè, praticamente lui beccò. Spike Lee ha un locale e aveva queste. E se l'è fatta autografare. Si vede un Spike po' Lee, io l'ho provato a cancellarlo, ma. Perché hai provato a cancellarlo? Perché me lo vuole mettere, non con l'autografo su. Hai fatto una strada perché te ne potevi. Ha cancellato una cosa che probabilmente su eBay gli poteva fruttare qualche centinaio di euro. Senti Gaspar, ho trovato chiaramente un passaggio, uno stacco notevole. Incominciamo a entrare nel mondo. Il logo a Jordan è sempre quello della 1, che poi dopo dalla 3 è diventato questo logo. Invece di, vedi, lui col Jumpman, ho scritto il praticamente. Esatto, quindi siamo passati da questo logo al Jumpman, okay, famosissimo. Sei Carmine. L'ha indossata tutta nera alla finale del 91 contro i Lakers, il primo titolo vinto da MJ. Guarda questo modello. E c'è anche la colorazione Oreo, vedi? C'è la colorazione Oreo. Ce n'hai diverse. Sì, vabbè. Detta Oreo per, vedi, la colorazione che riprende un po' il biscotto Oreo, bianco e nero. Questa è la 6 Lakers, colorazione Lakers, perché vedi, Air è scritto come Lakers e anche le cuciture davanti sono fatte per vedere. Questa è la 6 infrared, quella di prima, 6 infrared nuova. Adesso mai indossata, allora, come fa Feggio io, perché in scarpe è molto pulito. OG, però già una retro. Già una retro, OG. È una delle prime retro che hanno fatto. Esattamente, perché c'è io tutta questa una, l'ho presa nel 2001, una serie di retro. Nel 2001 a New York, forse è stata una delle mie prime retro che ho mai comprato. Adesso, oggi come oggi, ci sono delle retro, delle Jordan retro che sono già adesso considerate una specie di OG. Questo tipo di Jordan tendono molto a scollarsi, esatto, e a perdere colore. A con il cellophane lo perdono molto. Soprattutto molto per esempio le 5, le OG, questo materiale con cui la Nike le produce, che è molto morbido. Anche vedi, collezionano anche le card. Tende a disgregarsi. Questa è la card della 8 Agua, eccola qui, vedi. Cool, cause I don't get upset. I kick a hole in the speaker, pull a plug, then I jet. Back to the lab, without a mic to grab. So then I. Questa è la 4, colorazione yellow di Feggio. Questa è la Jordan 4 Feggio. Fatta la colorazione da lui. Perché adesso hanno rifatto il package. Dovrebbe chiamarsi Dark Thunder. Questa c'è gialla giocato e nera. Queste le ho indossate svariatissime perché mi piacciono tantissimo. Yeah.
I lean on these niggas like the old Penny. I microwave the game like the old Vinny. I'm still loved in the hood like the old Kenny. And I cross my best friend like the old Timmy. Models and things be running up for bottles and things. Go on the ground and find a nigga like I'm Saddam Hussein. Questo è un package importante e anche piuttosto costoso, che è uscito un po' di tempo fa e praticamente giocava intorno al numero storico di Jordan, il 23. Quindi partendo dalla Jordan 1, accoppiata alla 22 e via discorrendo. Questo qui è la 19 accoppiata alla 4. Quindi pur di avere la 4 che non usciva da secoli, soprattutto in questa colorazione che è una delle colorazioni più ambite della Jordan 4, i collezionisti hanno comprato questo package cercando poi di rivendere con scarsi risultati molto spesso questa, la 19. Quindi comunque, anche se può non piacere questa scarpa, che è una scarpa abbastanza difficile, però comunque un collezionista è giusto che abbia il package intero, se no perde un po' di senso. Qui abbiamo un altro package, la 7, in una colorazione sempre molto ambita dai collezionisti. È un buono, è ossido. E un'altra scarpa, che è la 16. Anche questa chiaramente è una scarpa difficile che può non piacere, ad esempio a me non piace assolutamente, però dove c'è un dispendio tecnologico veramente notevole. C'è una Spisike buttata così, le scarpe che il brand Jordan ha prodotto per Spike Lee. Infatti possiamo osservare la faccia di Spike Lee. Non so quanti non giocatori possono vantare di avere la faccia sulla scarpa. La Spisike è un misto di varie Jordan. Quindi abbiamo linguetta delle 6, eccola linguetta delle 6. Poi c'hanno la... Che comunque aveva una funzionalità questa linguetta, sì, cioè con questi a mettere bene il piede di tirare, esattamente. Okay. Poi abbiamo la passaggi delle 4. Della 4, eccolo qua. Passaggi della 4, eccola. Che richiamo la 4. Poi c'è la reticoletta della 5, eccola. Esattamente. Okay. Poi abbiamo... La il sotto. Il sotto è anche l'elephant. L'elephant, il cement detto anche. Della 3. Ecco qua, vedi. Più altri svariati particolari. Modelli, anche là. Diciamo, hanno voluto fare una fusione delle Jordan. Tutte le Jordan più vendute. Esatto. Jordan Dark Zero. Ha una parte woven qui dietro, cioè intrecciata. E poi ha una serie di disegni a laser. Non sei proprio un purista, nel senso che hai anche delle ibride Air Force. Queste l'ho comprate, mo ti dico perché l'ho comprate. Queste l'ho comprate a New York, uno dei primi anni che ci sono andato. Queste andavano molto col pantaloncino corto, le vedevo a tutti, quindi ho preso la fissa e le dovevo comprare pure io. Però io sono un po' contro le Future, perché certo, le sono belle per andare in giro, perché sono parte un po' rovinate. Sono molto belle per andare in giro, però non c'entrano in America con le Jordan. Non a caso sono tra le più vendute adesso, perché chiaramente non essendoci una cultura dietro, un knowledge di quello che è stato, poi i pischelli prendono la qualsiasi. Però tu mi sembra che ti sei un po' fermato, perché anche a te non ti fa. Guarda, a me dalla 1 fino alla, diciamo, fino alla 13, 14, 16 piacciono, perché le altre, le ultime, non mi piacciono. More music on your favorite station. They forget about Jordan. Now everybody's Kobe. Y'all niggas better act like you know me. Mr. Six Rings, get me clear. Rewind 84, rookie of the year. Legendary, a boss in this. I should have a new word like awesomeness.
shoot fire, I'm an arsonist. Never play for the heat, but J's on my feet. Crossover shoot, fade away on the beat. Good every time, bet a million on me. First, second, third, I'm the clutch. When the game was hurt, I'm the crutch. Holding you up, we can't fall now. We too high up to fall down, so it's King James now. Ask the crowd, who really got the crown? This isn't just a sport, rap game, young MJ on the court. Blasphemy, shame on you, saying that I'm not that dude. Press the buzzer, put your game on snooze. Life is a game, some win, some lose. Imagine how it feels, all eyes on you. Everybody waiting to see your next move. Should I take it to the hoop? Slam dunk like I'm tearing down the roof. Now the roof is gone like the coop. Proof's in the pudding, and I'm giving you a scoop. Dread up next, I'm throwing alley-oops. I'm not a new nigga, just saying I'm the truth. I'm just asking, can I kick it like Jay? And if not Jay, then like the sensei. Rebound off the block to Kembe. Trying to get my stats like MJ, so I could get the chicks with ass like Kim K. A little combo, get them to my condo. Then they leave in the morning like Alonzo. Then I pass them off like Rondo. Back to the money like Bronto. I'm killing them like White Bronco. Tutto rigorosamente con questo non fa la mia. Si sforma. Senti, manco. Gli scagli adesso manco ci metteranno, lo sicuro. Cioè. Si metteranno e sporcheranno tutte. Io tutte ce le metto, perché se rovinano e poi dopo. Quando devi mettere i piedi si sformano. Soprattutto queste con queste a punta, capito? Con la punta ci vanno per forza. La prima scarpa che da bambino, eccole, io comprai da Foot Locker a Virgos. Attenzione. Pagata, attenzione. Ah, sì. pagata 299.000 lire. Questa è stata la prima scarpa che io comprai da Foot Locker. Nike Air Max Penny Hardware. Comprato da Foot Locker a Via del Corso. Non l'hai mai indossata, che fatta? Ambassa, tenuta benissimo. Si fa un po', se ti so. Queste sono praticamente le scarpe che aveva Penny Hardaway, le seconde, vedi, il numero uno. Queste che aveva, queste sono la scarpa da Nike anni 90, la scarpa Nike vintage che la Nike ha rifatto. Si chiama Fomposite perché è tipo fatta a nido di una schiuma, sì. Che le rende leggerissime. Leggerissime, sì, vedi, queste anche sotto col carbonio, che vedi. Queste sono le OG. Oltre a Jordan, adesso ultimamente io colleziono pure le LeBron James. Queste sono le LeBron 8, le 8 Christmas. C'è anche la colorazione bianca. C'è la bianca e la rossa. C'è pure quella nera e quella blu. Tanto le scatola. South Beach 9, ecco. LeBron, a proposito di LeBron, c'è anche la, ci abbiamo anche la 4 nuova. Questa era una delle ultime Air Force comprate online ultimamente, la Nike Air Force di Jeremy. Ah, questa è una chicca di collezione. DJ, premiere.